Ciao a tutti, oggi vediamo la risoluzione di una disequazione irrazionale fratta. La prima cosa da fare quando troviamo questo tipo di disequazioni è andare a scrivere le condizioni di esistenza. Come per qualsiasi equazione o disequazione fratta, la prima condizione che dobbiamo imporre è quella che riguarda il denominatore. Ok, perché il nostro denominatore non può mai essere 0, perché se il denominatore fosse 0 verrebbe una frazione con sotto 0 e noi non possiamo mai dividere nessun numero per 0. Quindi il denominatore deve essere diverso da 0. Da qui noi possiamo o risolvere l'equazione di secondo grado con la formula x12 uguale a meno 3 più o meno la radice di 9 più 7, quindi meno 3 più o meno 4. E quindi ci darebbe due soluzioni che sono più 1 e meno 7. Da cui ne deriva che x deve essere diverso sia da 1 ma anche da 7. Altrimenti possiamo scomporre questo trinomio caratteristico, quindi trovare i due numeri che sommati ci diano 6 e il cui prodotto ci dà meno 7, che sono x meno 1 per x più 7. Diverso da 0, da cui deriviamo che x deve essere diverso da 1 e dall'altra x diverso da meno 7. Ok, che sono uguali a queste condizioni che avevamo già trovato, qua mi ero dimenticato almeno. Ok, in realtà questo tipo di condizione, per quanto riguarda le disequazioni, noi potremmo anche non metterlo perché ci esce naturalmente in una fase successiva. Quello che invece è inedito ed è importante mettere è l'altra condizione di esistenza, cioè noi non possiamo mai avere una radice con sotto un numero negativo, non possiamo avere la radice di meno 4, ad esempio, perché nessun numero moltiplicato per se stesso due volte ci darà meno 4. Quindi dobbiamo imporre questa espressione sotto la radice quadrata, quindi x più 4, sia maggiore o uguale di 0, ok? Perché nel caso fosse uguale a 0 abbiamo la radice di 0 che fa 0, altrimenti avremmo la radice di un numero maggiore di 0 che può sempre esistere. Ora, x più 4 maggiore o uguale di 0 ne deriva immediatamente che x deve essere maggiore o uguale di meno 4. E queste sono le nostre quindi condizioni di esistenza. Ok, andiamo ora a risolvere la disequazione. Per risolverla dobbiamo porre, visto che è già scritta in forma tutta l'equazione da una parte con un'unica linea di frazione, segno di disuguaglianza e di là solamente l'uguale, possiamo già direttamente imporre che il numeratore deve essere maggiore di 0, e cioè la radice di x più 4 meno 1 deve essere maggiore o uguale a 0, ok? Mettiamo anche l'uguale perché qua c'è il segno di uguaglianza. Qui potete scegliere se mettere minore o uguale o maggiore o uguale, a me hanno insegnato come risolverle mettendo maggiore o uguale, quindi userò il maggiore o uguale. Quindi io pongo maggiore o uguale tutto, ok? Quindi il numeratore e anche il denominatore però lo pongo solo maggiore di 0, ok? Perché non può essere uguale a 0, altrimenti il denominatore sarebbe un problema se fosse uguale a 0. In realtà questa condizione noi l'abbiamo già inclusa nelle condizioni di esistenza, ok? Quindi la condizione di esistenza avremmo potuto non metterla, tanto stiamo già dicendo qui che il denominatore non può essere uguale a 0. Comunque per completezza la mettiamo anche nelle condizioni di esistenza. Ora, andiamo a risolvere la prima, ok? Vado a separare le due disequazioni. Quindi come risolviamo la prima? Per risolvere una disequazione di questo tipo portiamo tutte le radici dalla stessa parte, in questo caso abbiamo questa radice di qua, e tutti i termini che non sono sotto la radice dall'altra parte. Ok, così. A questo punto eleviamo da entrambe le parti al quadrato. Facendo ciò, otteniamo che x più 4 sotto radice al quadrato va via la radice, quindi rimane solo x più 4. Ok? Perché fare la radice di un numero, quindi la radice di x più 4, equivale a fare x più 4 elevato alla 1 mezzo. Ma se io elevo il tutto anche alla seconda, come ho fatto qui, vedete, cosa succede? Che devo moltiplicare gli esponenti e quindi 1/2 per 2 fa 2 fratto 2, e cioè 1, e quindi in pratica x più 4 elevato alla 1 che fa x più 4. Dall'altra parte 1 alla seconda fa 1. E ora possiamo risolvere molto semplicemente x maggiore o uguale di meno 3. Ok, andiamo a risolvere anche l'altra disequazione, che
che è questa, noi abbiamo già trovato quali sono le due radici, ok? Abbiamo già trovato che si può scomporre come x più 7 per x meno 1 maggiore di 0. Da qui ne deriva che x maggiore di meno 7 ed x maggiore di 1. Ok, andiamo a mettere tutto insieme e adesso dobbiamo fare lo studio dei segni. Quindi andiamo a fare tre linee, 1, 2, 3, ok, e andiamo a ordinare i nostri numeri. Abbiamo prima il meno 7, poi il meno 3 e poi l'1. Quali sono i segni? Allora, la prima ci dice che x è maggiore o uguale di meno 3, quindi meno meno più più, con il pallino, perché il più 3, cioè il meno 3 lo possiamo prendere, perché c'è l'uguale. Per le altre abbiamo maggiore di meno 7, quindi prima di meno 7 meno e dopo il meno 7 più più più, e all'ultima è, l'ultima ci dice x maggiore di 1, quindi meno 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 più. Andando a fare lo studio complessivo abbiamo meno più meno più. Quale segno dobbiamo prendere? Andiamo a vedere la disequazione iniziale. C'è il minore uguale, quindi prenderemo i segni negativi, questo e questo. Il risultato sarà meno 7, x minore uguale di meno x minore di meno 7, e meno 3 è minore uguale di x minore di 1, ok? Perché qua il meno 3 lo possiamo prendere. Ora, non abbiamo ancora finito, perché dobbiamo andare a controllare quella che è la nostra soluzione e confrontarla con le condizioni di esistenza. Allora, le condizioni di esistenza ci dicono di non prendere 1 e non prendere 7, ok? E in effetti noi non stiamo prendendo né il meno 7 né l'1, quindi per ora tutto ok. L'altra condizione ci dice che x deve essere maggiore o uguale di meno 4. Però se vedete qua noi stiamo prendendo tutti i numeri che sono sotto il meno 7, ma noi dobbiamo mettere questa condizione a sistema con x maggiore o uguale di meno 4. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo meno 7, meno 4, meno 3, 1. E cioè la nostra soluzione che abbiamo trovato, cosa ci dice di prendere? Ci dice di prendere questa parte qua e poi questa parte qui. La condizione di esistenza invece ci dice di prendere che cosa? Tutto quello che sta qua. Quindi cos'è che hanno in comune queste due, la soluzione e la condizione di esistenza? Hanno in comune da meno 3 fino a 1. E quindi in realtà la nostra soluzione è semplicemente compresa tra meno 3 e 1 con il meno 3 compreso. Questo è tutto per la risoluzione di questo esercizio. Io spero che vi sia piaciuta e vi sia stata utile. Se è così lasciate mi piace, se avete dubbi, domande scrivete un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!